Buon anno, è con piacere che lo faccio. Prego, onorevole Fedriga. No, Presidente, la ringrazio. Ovviamente adesso saranno i colleghi a fare la commemorazione. Le chiedo solamente, veramente in modo assolutamente collaborativo, di non scendere in polemica su un fatto del genere. Mi sembra assolutamente fuori luogo. Io la no. ringrazio della disponibilità di per fare la commemorazione. Penso che la perdita del collega Buonanno, rispetto anche a diverse ovviamente posizioni politiche, sia una perdita che colpisce tutta l'Aula e fa piangere tutta l'Aula, e per questo la ringrazio di dare la parola ai gruppi, ovviamente anche al mio, quando lo riterrà, per fare la commemorazione al D'accordo, collega scomparso. d'accordo. Grazie. Allora, onorevole Rosato, prego, ha chiesto di intervenire. Sì, Presidente, poi la richiesta del collega Fedriga mi sembra molto sensata. Io penso che dopo l'annuncio debba esserci un momento definito con i gruppi e io chiedo che sia la Lega a indicarci qual è il momento più giusto, se vuole coinvolgere la famiglia o se ritiene di no. Insomma, noi siamo a disposizione, siamo interessati, lo chiediamo come tutti i gruppi della Camera sono certo lo chiedono, perché al di là delle differenze di pensiero, il collega Buonanno era una persona che in quest'Aula ha vissuto con tanti di noi, ha avuto l'amicizia di tanti di noi e quindi pensiamo che sia giusto ricordarlo senza motivi di dissenso tra di noi, ma individuando un momento in accordo con il gruppo della Lega che possa rispondere anche alle esigenze di pubblicità per gli interessati. Sì, infatti è così. Chiedo quindi al gruppo della Lega di farmi sapere quando vorranno fare questo momento, per anche avvisando i Ma su familiari. quello siamo Ma d'accordo. esatto, ma io oggi ho fatto una cosa che normalmente facciamo in quest'Aula, si dà ufficialmente la notizia, poi su richiesta del gruppo si fa la commemorazione strutturata, quindi è una fase che già è consolidata in quest'Aula. Quindi, non appena il gruppo della Lega Nord mi farà sapere il momento idoneo dopo aver informato la famiglia, noi faremo la commemorazione. Come sempre, quindi non c'è da parte mia nessuna polemica e normalmente l'avviso, l'informazione si dà da seduti, come sempre avviene in quest'Aula. Dunque, nessuna mancanza di rispetto. Grazie. Allora, colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 2839, 3004, 3006, 3147, 3172, 3438, 3499, 3610, 3600.